Diversi studiosi della Chiesa Cattolica, inclusi alcuni preti, chiedono le dimissioni di Papa Francesco dal papato. Questa richiesta emerge in un periodo di controversie notevoli, poiché le accuse mosse contro il pontefice sono pesanti e multiple, centrando l'attenzione non solo sul suo presunto ruolo nel nascondere atti immorali di numerosi vescovi e preti, ma anche su questioni di eresia. I critici di Papa Francesco sostengono che abbia omesso di agire contro i vescovi che, a loro volta, hanno coperto o ignorato le malefatte di altri, come nel noto caso di Theodore McCarrick. Oltre a ciò, Papa Francesco è accusato di avere promosso delle eresie, con i critici che elencano specificamente queste accuse. Due giorni fa, un documento che chiedeva le dimissioni di Papa Francesco è stato pubblicato su Ratecei e ha iniziato a circolare su internet. Questo documento è stato firmato da numerose figure eminenti della Chiesa, tra cui John Leeds, il dottor John Henry Weston, John Lamont e il padre Clovis, oltre a molti altri. Essi richiedono la sua dimissione per i crimini contro la fede e contro la decenza, usando il termine crimini in maniera molto esplicita per sottolineare la gravità delle loro accuse. Nel documento i firmatari non solo chiedono che Papa Francesco si dimetta, ma anche che si penta e faccia penitenza per le sue azioni. In caso di rifiuto da parte di Francesco, si chiede ai cardinali e ai vescovi della Chiesa Cattolica di sollecitare le sue dimissioni. Se ancora si rifiuta di dimettersi o di ritrattare le eresie che ha sostenuto, i firmatari sollecitano i leader della Chiesa a dichiarare che ha perso l'ufficio papale. La crisi attuale viene attribuita a due fattori principali. Primo, Papa Francesco è accusato di aver commesso atti malvagi che hanno danneggiato gravemente la Chiesa e i singoli credenti. Secondo, si sostiene che abbia mostrato un rifiuto per la fede cattolica, lavorando attivamente per distruggere la fede degli altri cattolici. Questa sezione del documento non solo sottolinea la gravità delle accuse, ma pone anche una pressione significativa sulle strutture di potere all'interno della Chiesa per rispondere a queste preoccupazioni in modo concreto. È un richiamo alla responsabilità e alla trasparenza che risuona profondamente all'interno della comunità cattolica e oltre. La parte centrale del documento discute dettagliatamente le varie accuse mosse contro Papa Francesco, classificandole sotto diverse categorie, tra cui crimini diversi dall'eresia e, ovviamente, le eresie stesse. Questa distinzione è cruciale perché sottolinea la molteplicità e la gravità delle accuse. Il documento elenca specifiche azioni e dichiarazioni di Papa Francesco che, secondo i firmatari, contraddicono direttamente gli insegnamenti centrali della fede cattolica. Le eresie di cui Papa Francesco è accusato sono presentate con riferimenti espliciti a discorsi e documenti pubblici. Ad esempio, viene citato il documento Amoris Laetitia, in cui si discutono situazioni di irregolarità matrimoniale e si afferma che non tutte le persone in tali situazioni vivono in stato di peccato mortale privo di grazia santificante. Questa posizione è considerata dai critici una deviazione inaccettabile dalla dottrina tradizionale della Chiesa. Un altro punto di contestazione è la dichiarazione firmata il 4 febbraio 2019 da Papa Francesco e l'Imam al-Azhar, che parla della volontà divina dietro la pluralità delle religioni. Questa visione è stata percepita da alcuni come un'apertura eccessiva che confonde la distinzione tra la verità del cristianesimo e altre fedi. Le accuse si estendono oltre le questioni teologiche, toccando anche il comportamento personale e le decisioni amministrative di Papa Francesco, suggerendo che queste azioni possono riflettere un abbandono più ampio degli insegnamenti e dei valori cattolici. Il documento cita esempi di vescovi rimossi senza giusta causa e di comportamenti che, secondo i firmatari, sono inadatti al leader della Chiesa Cattolica.
Il documento chiede non solo le dimissioni di Papa Francesco, ma anche una riflessione profonda e una potenziale riforma all'interno della Chiesa per affrontare ciò che viene visto come una crisi di leadership e di fede. L'impatto di tali accuse è rafforzato dalla lista di eminenti teologi e leader ecclesiastici che sostengono questa richiesta, segnalando una frattura significativa all'interno della comunità cattolica globale. Questa intensa richiesta di dimissioni, che ha trovato spazio e visibilità su diverse piattaforme e media, conclude con un appello diretto ai cardinali e ai vescovi affinché prendano una posizione decisiva. Se Papa Francesco rifiutasse di dimettersi o di ritrattare le sue presunte eresie, il documento invita i membri più alti della gerarchia della Chiesa a dichiarare che ha perso l'ufficio di Papa. L'implicazione di un simile atto non è solo simbolica, ma ha un potenziale impatto profondo sull'autorità papale e sull'unità della Chiesa cattolica. La richiesta mette in luce le profonde divisioni all'interno della Chiesa su questioni di dottrina e pratica, riflettendo una crisi che va oltre il personale a questioni di fiducia e direzione spirituale. L'effetto di queste accuse e della loro pubblica discussione estende la sua risonanza ben oltre la sfera ecclesiastica, toccando i fedeli di base e influenzando la percezione pubblica della Chiesa. Questo documento, quindi, non solo cerca di affrontare presunte inadempienze da parte di Papa Francesco, ma si propone anche come un catalizzatore per un dibattito più ampio sulla riforma e sul rinnovamento all'interno della Chiesa stessa. La storia della Chiesa è segnata da momenti di turbolenza e rinnovamento, e questo documento potrebbe essere visto come un punto di svolta cruciale nel dialogo interno della Chiesa su come dovrebbe rispondere alle sfide moderne mentre rimane fedele ai suoi principi fondamentali. I firmatari esprimono una chiara preoccupazione per il mantenimento dell'integrità dottrinale e morale, sollecitando una risposta che sia riflessiva che risolutiva. La pubblicazione del documento che chiede le dimissioni di Papa Francesco ha il potenziale per scatenare una serie di reazioni ufficiali e non dal Vaticano. Inizialmente si potrebbe prevedere una risposta cautamente misurata da parte dell'ufficio di stampa della Santa Sede, possibilmente sottolineando l'importanza del dialogo interno e della riflessione prima di procedere con considerazioni drastiche come la richiesta di dimissioni di un Papa. Tuttavia, data la gravità delle accuse e l'ampiezza del dissenso espresso, è plausibile che ci possano essere incontri a porte chiuse tra i membri più influenti del Collegio dei Cardinali e altri alti prelati per discutere le implicazioni teologiche, canoniche e pastorali delle azioni proposte nel documento. Queste discussioni potrebbero portare a un'esplorazione più profonda delle basi delle accuse e della validità delle testimonianze presentate. Parallelamente, potrebbe emergere una corrente di supporto per Papa Francesco all'interno del Vaticano e tra la comunità globale dei fedeli, evidenziando i suoi sforzi di riforma e le sue iniziative per modernizzare la Chiesa e renderla più inclusiva. Questo sostegno potrebbe manifestarsi attraverso dichiarazioni pubbliche di solidarietà, messe speciali per la stabilità della Chiesa e altre dimostrazioni di fedeltà al Pontefice. Questo documento ha il potenziale di accentuare ulteriormente la divisione tra le varie correnti all'interno della Chiesa, portando alla luce una frattura che appare più marcata che mai. Se ti è piaciuto il video, commenta Amen. Che Dio ti benedica.